giornata, un'ottava giornata quindi che ha visto la sconfitta del Perugia. Pensa che il Perugia non perdeva in casa da un anno sostanzialmente, era il 13 ottobre del 2013, sconfitta in casa contro il Pisa. Poi vediamo il Livorno 6-0 sul Trapani con la doppietta di Luca Siligardi. Esordio negativo per Breda, sconfitto in casa contro il Bologna, mentre abbiamo la seconda sconfitta del Catania di Sannino. Catania che la possiamo vedere anche dalla classifica, un Catania che fa fatica, un Catania, eccolo qua, è terz'ultimo con soli 6 punti conquistati. Insomma, una squadra che nonostante l'arrivo di Sannino, nonostante Sannino stia cercando di lavorare soprattutto sull'aspetto difensivo, invece sta facendo fatica. Quindi vengo da te, sconfitto ieri 3-2 contro il Bari, 2 gol segnati su calcio di rigore da Rosina. Daniele, cosa pensi? Io ho notato questo dato numerico, questo dato statistico, 10 gol fatti, il 50% su calcio di rigore. Anche questo è un numero su cui riflettere, secondo te? Ti dico la verità, mi sta sorprendendo molto in negativo questo Catania, perché 6 punti ci raccontano di una grande delusione, che è un po' quella di tutti gli appassionatissimi tifosi catanesi, un po' di tutto l'ambiente, anche un po' di noi osservatori. Si pensava che il Catania potesse avere un approccio diverso, migliore con questo campionato, perché nonostante qualche difficoltà iniziale, ma le altre due retrocesse, il Livorno e il Bologna, la loro strada hanno incominciato a percorrerla in maniera positiva. Il Catania no, nonostante anche il cambio di panchina a cui facevi riferimento. Se il 50% dei gol arriva da calcio di rigore, da calci piazzati, vuol dire che lì davanti evidentemente c'è qualche problema di sviluppo del gioco, e dietro invece questo è un Catania che continua a prendere troppi gol, troppi per una squadra come il Catania. L'attenuante per Sannino oggi e per Pellegrino fino a qualche settimana fa sembra essere sempre la stessa, cioè le tante assenze, i tanti infortuni, ma questo può aiutarci a spiegare fino ad un certo punto parzialmente la crisi di questa squadra. Nelle prossime ore sono attese le parole di Pulvirenti. Ieri in tribuna al Massimino c'era Perinetti, qualcuno dice, forse perché è un desiderio da quelle parti che Perinetti possa entrare in società e diventare quel direttore sportivo, quella figura di riferimento e di collegamento tra presidenza e squadra, che fin qui forse è un po' mancata. Di sicuro questo Catania deve darsi una svegliata, deve darsi una mossa, perché è vero che siamo soltanto all'ottava e siamo al solito ritornello, però insomma le altre cominciano ad allontanarsi un po'. Beh, già 9 punti rispetto a Frosinone Avellino, insomma non è cosa di poco conto. Veniamo invece